È il primo libro di psicologia dedicato al tema dei sogni dei bambini dai tempi di Gustav Jung a oggi in lingua italiana. Ne sono autrici Elvezia Benini e Cecilia Malombra. Oggi una delle due autrici, Elvezia Benini, si trova qui ad Albenga a presentare proprio i sogni dei bambini. In questa società attuale in cui si parla di mille sollecitazioni e mille stimoli, come sono cambiati nel corso degli ultimi anni e delle ultime generazioni i sogni dei bambini? Allora, i sogni dei bambini in realtà non sono molto cambiati, perché con questa ricerca che abbiamo fatto sui sogni, guardando i sogni di allora con i sogni dei bambini di oggi, vediamo che ci sono queste tracce archetipiche che permangono nel tempo. Quindi ci sono determinate paure, determinati simboli che ritornano oggi come erano allora, perché sono sedimentate nella nostra psiche e sono date appunto dall'inconscio collettivo, quindi sono forme, sono immagini che appartengono nel tempo a tutta l'umanità e in ogni tempo. Un progetto interessante è quello che è stato condotto recentemente in una scuola montessoriana nel quartiere Castelletto di Genova, un vero e proprio libro dei sogni dei bambini. Come si è svolto questo progetto e che risposte ha dato? Allora, questo progetto è partito nel mese di novembre e con appunto alcune classi della scuola Mazzini di Castelletto, e sono tre classi al momento che hanno partecipato e durerà tutto l'arco dell'anno scolastico, per cui è da poco iniziato, ma i bambini ne sono entusiasti. Ora tutti hanno il loro quaderno dei sogni e con gioia li scrivono e li rappresentano con disegni e con dipinti, e poi li metteranno anche in scena, perché i sogni sono in fondo dei racconti.